Benvenuti su Bastardi Senza Cinema. Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati su Bastardi Senza Cinema in questo nuovo video. Come avrete notato, nel video di oggi sono da solo e questo perché essenzialmente il film di cui andremo a parlare oggi in questa occasione è una pellicola che ho potuto visionare soltanto io. Mr. White, il mio collega, non è riuscito purtroppo a recuperare questo film, ma quindi si è deciso appunto di recuperare, di compensare la cosa, e farò io questo mio intervento personale per analizzare per voi questo film appunto di cui andremo a parlare in questa sede. Il film di cui stiamo parlando è un film ancora presente nelle sale cinematografiche ed è un film appunto del 2016 per la regia e sceneggiatura di François Ozon ed è Franz. Di che si tratta? Essenzialmente Franz è un film molto particolare, un film che fino a poco prima della sua uscita nelle sale non avevo mai assolutamente sentito parlare, a causa anche di una distribuzione più di nicchia, essendo un film comunque scritto, diretto e studiato in maniera non strettamente commerciale, un film molto particolare, molto al di fuori dei canoni commerciali attuali, quindi distribuito in maniera molto più, appunto, come detto, di nicchia, e quindi sono riuscito appunto a recuperarlo per praticamente pura fortuna, riuscendo a sentire qualche informazione qua e là in merito a questo film che mi aveva incuriosito tantissimo. Non per nulla era uno dei film che dovevamo inserire all'interno del canale nella lista dei film che attendevamo maggiormente nel mese di settembre, che però comunque avevamo scartato per altri titoli a nostro parere in quel momento più importanti. Ma la visione di questo film in sala mi ha fatto assolutamente ricredere. Ci troviamo secondo me davanti ad un grandissimo, meraviglioso film, uno dei film forse più belli degli ultimi anni di cinema. Di che si tratta essenzialmente? Questo Franz è un film per l'appunto ambientato all'interno del primo dopoguerra, quindi nell'anno 1919, in cui vediamo protagonista una famiglia tedesca che appunto sta cercando di riprendere la propria vita normale dopo gli avventi della prima, dopo i tragici eventi della prima guerra mondiale, nel tentativo per l'appunto di riacquisire una vita normale. E all'interno appunto della storia vedremo questa famiglia che appunto andrà ad incontrare casualmente una persona che si rivelerà appunto importante all'interno della narrazione di questo film, che si tratta essenzialmente di un ex appunto soldato della prima guerra mondiale, un ex soldato francese che decide appunto di incontrare questa famiglia per l'appunto per, diciamo, conoscere meglio l'amico, appunto questo Franz, che fu praticamente il marito di questa nostra protagonista, e poi interpretata da Paula Beer, veramente in stato di grazia, che fu essenzialmente la moglie di questo soldato, di questo ex soldato purtroppo morto durante la guerra. E quindi veniamo a conoscenza di questo altro personaggio, appunto questo soldato francese, che decide di conoscere la famiglia di questo personaggio scomparso, che dà anche peraltro il titolo al film, risultando quindi un enorme simbolismo della storia che esso rappresenta. E quindi veniamo a scoprire il rapporto che si costruirà appunto tra quest'uomo è la vedova per l'appunto di questo malaugurato soldato di guerra, e quindi la storia verterà essenzialmente su questo, ed è un dramma veramente interessante, di grande spessore in questo senso. Vediamo qui quindi un François Ozon che si vede appunto spogliare dei suoi classici canoni da commedia nera e si sposta in maniera definitiva, almeno per questo film, all'interno di un dramma di forte impatto emotivo, un dramma serissimo, senza quasi alcun picco di ironia, un film decisamente sobrio, molto importante nella storia che vuole narrare, un film che si dà davvero un tono e che quindi
ci mostra uno Zorn in una veste completamente nuova, completamente differente. Ed è questa la cosa interessante di questo autore che decide di mettersi in gioco con una storia completamente nuova, narrandoci un dramma così forte, di grande intensità, che viene supportato da un sacco di elementi importanti ai fini della qualità di questo bellissimo film, essenzialmente. Quindi vediamo innanzitutto una sceneggiatura, una scrittura di questo film che, nonostante appunto la trama possa sembrare abbastanza classica nel suo svolgimento, ed effettivamente lo è in alcuni punti, perché proprio è un film che vuole ricordare alcuni stilemi classici del cinema di quel periodo, abbiamo comunque una scrittura interessante che introduce degli elementi di vitale importanza per la buona riuscita di questo film e per la sua capacità di riuscire per l'appunto a portare all'interno della sua narrazione delle tematiche davvero interessanti, come per appunto i rapporti umani, i pregiudizi che ci possono essere in seguito a degli eventi tragici, come appunto quello che può essere una guerra. In questo caso parliamo del pregiudizio tra francesi e tedeschi, per l'appunto, che il nostro coprotagonista subisce fortemente all'interno di se stesso, anche psicologicamente. E quindi anche il concetto di menzogna contrapposto alla verità, delle storie, delle mezze verità, storie non raccontate. Qui non vi spoilerò nulla in termini narrativi, perché rischierei di rovinare l'intera trama, perché è un film che va assolutamente scoperto, però comunque viene tirata fuori anche questa importante tematica, che comunque è un fulcro fondamentale all'interno di questo film. E quindi abbiamo un film anche provocatorio da un punto di vista prettamente morale, mette alla berlina determinati schemi morali, ci fa delle domande fondamentali su alcuni concetti che determinano i rapporti umani. È un film molto potente in questo senso, e quindi abbiamo una scrittura che riesce a introdurre questi elementi in maniera fortissima, riesce a portarli avanti in maniera forte, ma comunque con uno stile sia di regia che di scrittura molto raffinato, molto sobrio, molto pacato in questo senso, perché si tratta di un film dai ritmi molto lenti, un film sicuramente che va gustato inquadratura per inquadratura, perché qui la regia è di fondamentale importanza all'interno del film per la veicolazione anche di determinati messaggi, perché attraverso il cinema e attraverso l'immagine che capiamo la gran parte dei messaggi che appunto questa pellicola, questo autore vuole veicolare appunto all'interno di quest'opera. E quindi è un film fatto veramente di cinema puro, in cui le immagini parlano davvero quasi più dei dialoghi. Ma non è soltanto questo che fa di questo film un grande film, anche per esempio il suo utilizzo del bianco e nero non è casuale, in quanto esso non va semplicemente a caratterizzare un'epoca storica all'interno della quale è ambientato questo film, ma è anche un'estensione psicologica dell'umore dei personaggi, del loro conflitto interno. E quindi in questo senso è un film profondamente psicologico, in questo senso un profondo character study che fondamenta sullo studio dei personaggi, sulla loro caratterizzazione minuziosa e sempre dettagliata, e sul punto focale. Quindi veniamo a conoscenza di personaggi incredibilmente sfaccettati e meravigliosi nella loro imperfezione, nella loro quasi colpevolezza di essere esseri umani. Quindi è un film profondamente umanistico in questo senso, e tutto ciò viene veicolato perfettamente non solo dal rapporto che si viene a creare, questo rapporto tormentato tra quest'uomo e questa donna, ma anche e soprattutto dalle azioni e dalle interazioni dell'individuo, perché la regia riesce a farci catapultare l'attenzione all'interno degli sguardi, delle interazioni, delle piccole cose che caratterizzano i personaggi. Quindi abbiamo una regia analitica che mostra i personaggi per quello che sono, non solo attraverso la maniera in cui si esprimono a parole, ma anche attraverso la loro umanità personale. Quindi una caratterizzazione a tutto tondo che ci fa
veramente empatizzare tantissimo con questi personaggi, tanto persone comuni quanto incredibilmente, appunto, come detto, affascinanti nella loro trasposizione filmica, perché Ozon adora farci osservare i personaggi in maniera interessante, anche grazie a soluzioni visive che veicolano un significato ben preciso alle scene che appunto caratterizzano il film. E quindi capiamo come in questo caso, come in ben pochi, abbiamo davanti un film che in cui regia e sceneggiatura vanno veramente di pari passo, in cui ognuno è al servizio dell'altra, e quindi abbiamo un film organico, meraviglioso, di una potenza davvero enorme. Abbiamo comunque un insieme veramente incredibile, che costituisce quindi un film davvero d'altri tempi, perché anche nella maniera in cui viene rappresentata questa storia abbiamo un cambio, diciamo, di registro rispetto ai canoni classici attuali, perché comunque abbiamo una regia molto ispirata, sicuramente, perché comunque Ozon rimane un grandissimo autore contemporaneo, ma è comunque un autore che vuole anche tributare quel cinema classico di quegli anni, e quindi vuole fare appunto un tributo a quel tipo di cinema, a quel tipo di rappresentazione, a quel tipo di caratterizzazione dei personaggi, a quel metodo di narrazione. E quindi abbiamo una fortissima opera d'autore che ci mostra appieno un'idea di cinema che Ozon ha in questo senso, ma che comunque vuole anche tributare quel cinema delle origini, che narrava queste storie in una maniera che ormai non vediamo più, chiaramente. E quindi è un film sicuramente anacronistico in questo senso, e che fa di questo suo anacronismo il suo grandioso punto di forza, tanto da renderlo quasi un capolavoro del cinema contemporaneo, non fatico a dirlo assolutamente. E quindi di conseguenza ci troviamo davanti ad un'opera incredibile, un'opera probabilmente non per tutti, perché vista la sua lentezza, vista la sua capacità di raccontare una storia prendendosi i suoi tempi, è sicuramente un elemento che potrebbe distogliere molti dalla visione di questo film, ma è un film che comunque va visto, è un'esperienza che va vissuta, perché gli elementi potenti con cui questo film esplica le sue tematiche è veramente meraviglioso, è veramente un film che dimostra quanto il buon cinema sia ancora capace di narrare delle storie incredibili, ma allo stesso tempo molto umane, molto realistiche. Si tratta di un film in realtà molto legato a dei concetti reali, palpabili. Tutti i personaggi, tutte le ambientazioni, tutto quello che concerne questo film è reale, è visibile, sembra veramente un trattato di storia trasposto al cinema. È un film di una grande autenticità, nonostante la grande sofisticatezza con cui viene girato questo film, vediamo in realtà un'anima e un cuore fortemente legati alla realtà, e quindi si crea questa magia attraverso la quale Ozon ci mostra del cinema molto elegante, però allo stesso tempo legato a dei personaggi fortemente sinceri nella loro sfaccettatura, nella loro umanità. E quindi è un film meraviglioso proprio per questo, perché riesce a fare un connubio incredibile tra opera d'arte e rappresentazione realistica. E quindi un film che come veramente pochi se ne vedono attualmente al cinema oggigiorno. È uno Ozon completamente nuovo che ci mostra una faccia della propria autorialità completamente differente. Abbiamo veramente una storia fortissima che sarà capace di accompagnare lo spettatore più paziente, che lo spettatore più capace di osservare piano piano, una storia che si evolve poco a poco e che man mano monterà diciamo la tensione emotiva tra i personaggi in maniera incredibile, senza mai cadere di tono. E quindi è un film veramente ben fatto, in cui è difficile riscontrare alcuni difetti davvero davvero grossi in questo senso. È un film molto molto bello, e che quindi mi sento di consigliare non
forse veramente a tutti, ma a chi è propenso ad osservare un certo tipo di cinema, a riscoprire un metodo, un modo di narrare le storie, un modo di girare, un modo di scrivere i film, che oramai è andato completamente perduto e che Ozon cerca nel suo piccolo di far ritornare in auge, mostrandosi in una veste completamente diversa. Ed è un film incredibile, difficile quasi da descrivere a parole, vista la sua grande profondità e la sua intrinseca capacità di porci delle domande importanti, in cui ogni scelta dei personaggi effettivamente si farà vedere ben poco. E quindi abbiamo una storia davvero incredibile sotto questo punto di vista, che fa sia della visione del regista che della sua calibrata ma raffinata e potente scrittura il suo punto di forza, un quasi capolavoro probabilmente, almeno per quanto mi riguarda. Un film davvero strepitoso, un film che mi ha sorpreso tantissimo. Non sapevo personalmente cosa aspettarmi da un film di questo tipo, però mi sono ritrovato davanti ad un lavoro di grande forza, un lavoro davvero molto sentito, molto personale, nonostante si tratti di una deriva differente per questo autore. Quindi non posso fare altro che consigliare a tutti gli amanti del buon cinema di recuperare questo film, un film a suo modo importante, che nonostante molto con tutta probabilità non avrà una grande visibilità nel grande pubblico, sarà capace di offrire un'esperienza visiva e narrativa di forte, di grande impatto. E questo è molto dovuto anche da un finale che non sto qui a spoilerarvi, ma comunque di un finale tremendamente ambiguo, quasi angosciante, in bilico tra il positivismo e il pessimismo. E quindi è incredibile questo film, un film capace di non scadere mai in una, nell'eccessivamente melodrammatico, ma di offrire un'esperienza equilibrata, veramente un film sobrio e ben fatto, ben costruito, capace davvero di catapultarci all'interno di una storia, osservando dei personaggi che non sono più personaggi ma quasi delle persone che prendono vita su schermo. Ed è un film dalla forza enorme, che davvero va vista, va vissuto come un'esperienza veramente forte. Quindi è importante vedere come questo regista sia riuscito a trovare una sua identità anche al di fuori dei suoi generi più classici. E quindi un film incredibile, un film che tratta talmente tante tematiche, le tratta davvero in maniera forte e potente, capace davvero di trascinare lo spettatore attraverso le sue due ore in maniera incredibile. Un film che assolutamente consiglio, perché è un film davvero incredibile, una pellicola dignitosa di essere recuperata, perché nel suo piccolo di forte importanza, uno di quei pochi film che mi hanno lasciato un segno incredibile, un segno davvero indelebile, un film capace davvero di essere ricordato per tanto tempo e a lungo dopo la visione, vista la sua capacità di sfidare qualunque schema morale in un certo senso, e di praticamente sputare in faccia qualunque, appunto, schema morale, come già detto, perché ci pone davanti a delle situazioni in cui i personaggi sono messi di fronte a delle scelte forti da compiere, e noi soffriamo assieme a loro. Ed è questa la grande forza del cinema che Ozon riesce a trasmetterci attraverso questa meravigliosa pellicola. Detto questo, direi che posso, diciamo, concludere qui la recensione. Spero che questo inusuale intervento in singolo vi sia piaciuto. Io ci tenevo particolarmente a parlare di questo film, che per me risulta essere di grande importanza, uno dei film più belli dell'anno, probabilmente uno dei film più belli degli ultimi anni, e quindi mi sembrava giusto parlarne, analizzarlo e consigliarlo, perché è un film di, secondo me, di fondamentale importanza quando si parla di queste storie. Un film che nel suo genere è capace davvero di offrire una grande storia e un ritorno al cinema più serio, più composito, più
più sobrio, davvero di grande, grande spessore. Fatemi sapere ovviamente qua sotto nei commenti cosa ne pensate di questa recensione, se avete visto il film, che cosa ne pensate, se l'avete apprezzato tanto quanto l'ho apprezzato io. Detto questo, possiamo ovviamente salutarci e vederci ad un prossimo video. Ciao a tutti!